E intanto Blue deve essere crashato nuovamente, ma comunque non importa perché siamo nella finalissima del team tournament tra il giocatore appunto del team Impulse Esport, sia del server del team americano che di quello europeo. Abbiamo la finale tra due giocatori del team europeo, due Grandmaster, se non vado errato. Spona, parliamo subito dei giocatori, spona nell'angolo in alto a sinistra con il colore viola, no scusate, con il colore rosso, la razza Zerg Prowler che abbiamo visto nella finale del Loser Bracket vincere contro Instinct, un Protoss veramente temibile, ma in ogni caso lo Zerg è stato un altrettanto abile, se non di più, visto che ha vinto un Grandmaster, quindi insomma un giocatore espertissimo per quanto riguarda la sua razza. Dovrà affrontare un giocatore altrettanto esperto, visto che è arrivato, che ha vinto il winner bracket, è arrivato in finale, spona nell'angolo in basso a destra con il colore viola, appunto la razza Terran, Prowler, un giocatore di origine, scusate, Predator, un giocatore di origine russa, un Terran, un Eyemaster, quindi sarà un po' difficile per lui affrontare un Grandmaster, ma comunque credo che la differenza tra Eyemaster e Grandmaster non sia eccessivamente alta, quindi insomma potrebbe tranquillamente farcela. Intanto abbiamo visto 12 raffineria per Predator, mentre 15 pool per Prowler. Vedremo in un game contro un Protoss. Instinct ha fatto anche una doppia espansione prima ancora della pool, una cosa abbastanza rara, ma comunque su alcune mappe è possibile. Questa mappa è stazione stellare, ovviamente con 4 spawning point e 4 torri Xel'Naga. Gli spawning point sono quelli di lato, puntano sugli angoli. Boh, non c'è molto altro da dire. Intanto arriva a 15 pool per Prowler, quindi per il momento lui va soltanto di un macro game più acceso, anche perché comunque sta per arrivare molto probabilmente una Reaper Opening o magari anche una fabbrica veloce con delle Alien successivamente dopo la Rax. Intanto finito il centro di comando, esce il primo Reaper, quindi Reaper Opening con punto di raccolta la torre Xel'Naga per vedere appunto le unità in avanzata del giocatore Zerg. Vedremo se metterà altre Reaper oppure una donna e successivamente una fabbrica, no, secondo Reaper anche, quindi andrà di una Reaper per il momento soltanto Reaper, quindi vedremo cosa deciderà di fare successivamente. Arriva anche il primo estrattore, ci sono le due Queen in produzione da pochi secondi, quindi insomma arriveranno prima i Reaper, prima delle Queen. Vedremo i 6 Sailing in produzione, riusciranno a fare dei danni. Intanto arriva il centro di comando Warax Fast Expand per Predator e anche subito la fabbrica, quindi molto probabilmente ci sarà una Dawn entro breve per Predator, che andrà in un secondo momento a fare lo switch con la fabbrica. Reaper è arrivato in questo momento per scoutare, ha visto che non ci sono più i due overlord, i due droni più di un drone sul gas, sull'estrattore, e c'è anche la ricerca di incremento metabolico sulla pool, quindi sa che stanno per arrivare gli speedling. Cerca di portarsi a casa una Queen, ovviamente non può, soltanto con due Reaper, servono tre Reaper per fare dei danni considerevoli per distruggere una Queen, tre Reaper ben micrati. Tra l'altro i Ling non hanno ancora l'incremento metabolico che è a metà della ricerca, vedremo se riuscirà a completarlo entro breve, perché sta per completare sia la fabbrica che il reattore, si sta per wallare con i Depot sulla Natural. Ci sono i Reaper che sono entrati in questo momento, sono rientrati nella base, c'è anche il bunker in via di costruzione. Vediamo, Prowler mi sembra molto molto in avanti per quanto riguarda l'incamo, infatti 32 droni per lui, mentre 24 l'SCV più un mulo. Mi sembra decisamente un vantaggio per lo Zerg considerevole, nonostante sia completato in questo momento il centro di comando e vada a fullarlo, a fare un piccolo SCV transfer con 4-5 unità. Sta producendo se non erro, non ha prodotto ancora niente, aspetta di produrre il primo tank e successivamente di fare uno switch. Questa cosa in genere non la vedevo, ma comunque non l'ho mai vista, insomma. Ma comunque eventualmente per tutelarsi dall'attacco di Blatte o magari di
con Bell e Nick Bust, lo switch tra Rax e fabbrica la produzione di due Alien immediatamente, mentre arriva la seconda espansione per lo Zerg che si sta uallando con la colonia delle Blatte, quindi andrà di Blatte molto, anzi sicuramente, visto che ha messo la colonia delle Blatte in produzione, Steampack in ricerca, mentre c'è un altro centro di comando e un'altra raffineria, quindi vedremo quante e quali unità vorrà andare a produrre. Per il momento soltanto una Rax e una fabbrica sta cercando più di andare a overmacrare il suo avversario, o almeno di mantenere la macro con il suo avversario, con il secondo centro di comando, già pronta la Queen sulla seconda espansione. Tecca subito a Tana il giocatore Zerg, evidentemente per fare l'incremento, la ricostruzione neurale per le Blatte, mentre doppia camera evolutiva per chiudersi sulla Natural, doppia regina sulla seconda espansione, mi sembra anche buono pure questo. In produzione ancora altre due Blatte, non è andato ad arrassare ancora con le Alien che sono ferme sulla torre Xel'Naga, probabilmente aspetterà di averne 6 come normalmente si fa. Infatti stanno arrivando le altre due Alien di rinforzo, ci sono anche due Reaper iniziali. Deve stare molto attento perché le Blatte non hanno ancora la ricostruzione neurale, ma comunque sono molto molto deleterie per le Alien, che sono unità comunque leggere anche se meccaniche. Finito la Tana, andrà credo molto velocemente con l'incremento, la ricostruzione neurale. Arriva il nido dei Benelink, questo non me l'aspettavo, un po' in ritardo mi sembra. Comunque Blatte in avanti per cercare di fare qualche danno, non si aspettano evidentemente la presenza del tank. Appena vedono il tank, il primo colpo subito scappano. Le Alien ora hanno preso la torre Xel'Naga più vicina al Terran, stanno andando un po' a ripiegare per cercare di attirare le Blatte, di fare più danni possibili. Le Blatte comunque sono state molto danneggiate, infatti ne ha perse 2 su 4, ora 3 su 4, buona la micro di Prowl di Predator, che si porta a casa 4 Blatte con minimi danni su soltanto una delle 6, 2 delle 6 Alien. Va a posizionare il suo seconda espansione, mentre Prowler ha già fullato la sua espansione, 74 lavoratori per Prowler, 47 per Predator. Il giocatore Zerg sta decisamente overmacrando il suo avversario, quindi dovrebbe stare molto attento perché entro breve potrebbe arrivargli addosso il mondo, come si dice in questi casi. Arriva anche la terza espansione per Prowler e la ricerca degli uncini frenetici per aumentare la velocità dei Ling, subito stato anche fuori, e il pinnacolo anche quasi in via di costruzione, mentre arrivano 24 Ling. A questo punto servirebbero delle unità demassificatrici sia contro terra che contro aria, così a primo acchito mi vengono in mente le mine, non so perché, e infatti arrivano già in produzione due mine per il giocatore Terran. Oramai li conosco un po' bene questi Terran, che ti fanno un po' queste giocate con le mine. Mentre va a fullarsi la seconda espansione, sta per essere completata la terza la seconda espansione del Terran, va per essere completata la terza del Protoss, dello Zerg. Per il momento i due giocatori sono molto studiati, non si sono attaccati direttamente, un po' un push con 4 Blatte, ma giusto così per en passant, per gradire, insomma. 133 lo Psi per Prowler, 114 per Predator. Arrivano anche gli upgrade, lo scudo balistico e l'upgrade più 1 per l'armatura e più 1 per l'attacco a distanza, anche gli upgrade per le unità meccaniche. Infatti credo che a breve arriveranno anche di Elbat, un possibile drop. Vediamo, prendere una torre Xel'Naga, ma dall'altra parte ci sono delle muta che sono già in arrivo. Ho sentito il piazzamento delle mine, ma ci sono già una torretta sulla mia mineraria del Natural, un'altra in via di costruzione, punta subito sugli SCV per cercare di fare un po' di danni. Arrivano due mine per piazzarsi, che si piazzano vicino una raffineria. Ovviamente le muta devono scappare per il danno ad aria ingentissimo di queste unità. Dovrebbe piazzarne una anche vicino al tank, altrimenti sarei un po' spacciato. Sotterra, disotterra le mine, a questo punto le dovrà rispostare in un altro punto più congeniale. Ce ne sono due vicino alla seconda espansione, mentre sta per fullarsi la terza anzi è stata già abbondantemente riempita di droni, la terza di Prowler, che è già 160 di supply contro 147 del suo avversario. Arrivano gli upgrade anche per le unità aeree, mentre continua la produzione di fabbriche per il giocatore Terran, che a questo punto sta puntando a un game misto tra fabbriche e Rax, 5 Rax e altre
altre due in produzione, quindi 7 racks e 3 fabbriche, continua a spammare strutture di produzione unità. Insomma, mi sembra una buona build, ma il suo avversario Prowler sta comunque per pushare Ling Beneling e muta in avanti qualche blatta giusto per tankare probabilmente i danni delle mine. Manda muta sul retro per attaccare l'espansione, ma ci sono già tre torrette, una sulla linea mineraria, due sull'esterna alla linea mineraria. Arriva la torretta di rilevamento, scusate, sulla seconda espansione, un bunker e un'ennesima espansione. Le muta sono abbastanza forti da tankare i danni delle torrette. Una torretta over riparata cerca di fare più danni possibili su queste muta, che comunque hanno subito tantissimi danni. Decidono subito di ripiegare ghiandole patogene in ricerca con l'infestor a breve sul campo. Infestor ormai che non sono molto utilizzati per via del fatto che la crescita fungina è diventata un proiettile, quindi si deve mirare e sperare che l'unità avversaria resti ferma, non si sposti troppo, altrimenti diventa uno spreco di energia. Arrivano anche altri due custodi per appunto rivelare la presenza delle mine, delle unità nascoste in generale. Vediamo l'ingaggio, come va, piazza tutte le mine e ovviamente scappa il giocatore Zerg, non ha altra possibilità visto la presenza di unità leggere e facilmente distruggibili da queste mine. A questo punto fa il giro più largo con le muta. Prowler cerca di distruggere la seconda espansione, ma è costretto a ripiegare perché ci sono dei marine 2-2 veramente molto temibili, mentre gli upgrade sono 2-1 per i Ling e i Beneling e 1-0, soltanto 1 per l'attacco per le unità aeree. Va a questo punto a vedere le unità nemiche. Un altro ingaggio ancora, questa volta riesce a intercettare alcune mine non sepolte. Decidono però i due giocatori di non affrontarsi e ripiegano su lati opposti. Ora sta riprendendo la torre Xel'Naga, visto che c'è soltanto un marine. Il giocatore Zerg va a riprendere la torre Xel'Naga. Piovono due mutaforma e va nuovamente a a vedere un po' l'army composition avversaria. Comunque marine, medivac e mine, la nuova combo. Intanto ancora un ingaggio da parte di entrambi i giocatori, piazza subito le mine, ci sono i Beneling in avanti, riescono a schiantarsi, ma arrivano i colpi delle mine e sono veramente uno sfracello. Queste mine hanno già fatto 8 kill, 14-0, insomma vedo che ci sono già molte kill per queste unità demassificatrici ormai per eccellenza. Ancora i morphing, altri Beneling, il supply ormai è andato per essere pari, siamo 183 contro 196, vantaggio per lo Zerg. Prowler 2 ultra in produzione, mentre arrivano gli upgrade, più 3 per gli attacchi corpo a corpo e anche per l'armatura. Arriva il più 2 per gli attacchi aerei e anche il rivestimento chitinoso per le ultra, per aumentare di più 2 l'armatura e renderle quasi dei carri armati indistruttibili. Anche le mine hanno difficoltà contro le ultra, full upgrade. Ancora un attacco di Ling sotterra le mine, vediamo i colpi che arrivano. Questa volta non riesce a distruggere granché di unità, ma comunque sta andando avanti per cercare di pushare con le sue mine. E i marine non ha purtroppo grandissimo esercito, perché una parte dell'esercito è stazionario sulla seconda espansione per evitare che venga attaccata e distrutta dal giocatore Zerg. Sta continuando a produrre altri due spazioporti e tre racks, quindi arriverà alla bellezza di 10 racks, due spazioporti e tre fabbriche utilizzate più che altro per le mine. Intanto posiziona le mine vicino alla quarta espansione, ma ce n'è già una quinta praticamente full pienamente operativa. Arrivano i colpi delle mine che portano a casa un po' di marine. Intanto rimangono 4 marine a fare dei danni, un drop prevedibile sta per arrivare sulla base principale. Non lancia crescite fucine per cercare di intercettare le navette mediche sul lanciaspore, perde una navetta medica grazie a un lanciaspore posizionato molto bene, molto abilmente da Prowler, oppure fortunatamente da Prowler. Intanto l'esercito dello Zerg fatto di marine, di Speedling Ultra, Beneling e Infestor e muta, insomma un necessaire per qualsiasi evenienza. Dovrebbero mandare le ultra in avanti per scoutare eventualmente e prendersi i colpi delle mine. Guardate quante mine ci sono, andiamo a vedere il numero di mine in campo, siamo a 22 mine per il giocatore Terran, credo che siano tutte qua tra l'altro.
intercetta un altro drop e riesce a portarsi a casa praticamente tutto quanto. Rimangono soltanto delle macerie alle spalle del giocatore Terran. Intanto lo Zerg sta cercando di prendere nuovamente la quarta espansione. La quinta ormai è già operativa da un bel pezzo, anche un po' più sicura. Intanto va con una scanna a vedere l'army composition avversaria, lancia, vedete, come vedete, una crescita fungina un po' a caso, perché non credeva ci fosse, sperava di beccare qualcosa ma non ha preso assolutamente niente. Intanto Borrow in ricerca, più 3 per gli attacchi dell'unità aerea, un'altra ultra in produzione, mentre è maxato il giocatore Zerg 200 su 200, mentre anche il Terran è maxato. Va a costruire, a prendere la terza espansione, costruire una quarta. Ci sono delle torrette lanciamissili che vengono subito intercettate dalle muta, ma arrivano anche i Beneling e le Ultra, si portano a casa praticamente tutto quanto, tutta la linea mineraria, le torrette, e anche cercano di distruggere il centro di comando, che a questo punto è sospeso. Attenzione, stiamo in un base trade, le mine sono in avanti per andare a colpire la quarta espansione, anzi la quinta del giocatore Terran. Come vi dicevo, un base trade. Da quest'altra parte abbiamo lo Zerg che sta cercando di pushare sulla terza espansione, mentre sta per crollare, non seppellisce neanche le mine, non ne ha bisogno per fare dei danni. A questo punto va a ripiegare verso la terza espansione, mentre lo Zerg sta per distruggere tutto. In questo caso non so Feuerbach cosa direbbe, perché lui ovviamente dice del base trade non avvantaggia il TOS, ma non essendoci TOS non so chi ha vantaggi in questo caso. Credo svantaggi il Terran, credo, almeno mi immagino io soltanto, perché lo Zerg può sempre fare un'altra hatchery e continuare la sua produzione. Intanto le Ultra stanno per scemare dentro la base avversaria del Terran e distruggere le strutture portanti. Arrivano delle scan per rivelare un po' l'army composition in produzione: 14 Beneling, 10 Speedling, mentre dall'altra parte abbiamo 3 mine, ma ci sono anche 2 Infestor, 3 Infestor e 3 Ultra. Credo che questo game se lo aggiudichi lo Zerg, perché comunque il Terran sta perdendo le sue strutture portanti, nonostante abbia spostato una base e ne stia costruendo un'altra in un altro punto vicino alla torre Xel'Naga, che sta andando a pushare sulla terza espansione. Ha distrutto 2 hatchery dello Zerg, ma poco importa perché lo Zerg è già rimaxato 200 su 200, mentre è andato a costruire altre 2 espansioni in punti abbastanza improbabili, almeno per aggiudicare dal punto di partenza da cui hanno iniziato i 2 giocatori. Come vi dicevo, le Ultra stanno scemando nella base del Terran. Guardate questo tappeto di mine, che credo possa dissuadere praticamente qualsiasi tipo di unità, anche le Ultra, quelle più corazzate e più cattive, ma comunque sta perdendo tante unità, tante strutture portanti il giocatore Terran, che è costretto a sollevare gli edifici per dare spazio alle Marine Marauder e distruggere quest'ultima. Ultra va a spostare tutte le sue mine, con 27 mine. A questo punto vedremo cosa andrà a fare. Tutto il suo esercito è costituito da queste mine, che tra l'altro credo abbiano anche l'upgrade per sotterrarsi velocemente, il più 3 per l'armatura. Intanto va a sotterrare le mine in prossimità delle Rax nuove che ha costruito. Intanto una crescita fucina colpisce alcuni Marine Marauder, arrivano i colpi su degli Marine infestati per appunto scaricare le mine. Comunque i Marine Marauder, con il supporto di queste 9 Medivac, sono praticamente immortali. Intanto, come vi dicevo, arrivano le Rax qui, 5 Rax per rinfoltire la produzione di unità, ma di qua abbiamo anche 3 Hatchery, praticamente quasi un Hatchery per Rax. Su tutto il lato sinistro della mappa lo Zerg sta cercando di prendere posizione. Intanto arrivano le scan per vedere l'army composition in vantaggio. Credo lo Zerg, per quanto riguarda unità, credo che siano più forti. Quelle Terran sono decisamente difensive come le mine, ovviamente non può passare assolutamente niente da questo punto, ma deve continuamente sotterrare e dissotterrare le mine per avere comunque difesa su tutto l'arco della seconda espansione, mentre la terza è diventata questa vicino alla torre Xel'Naga, non ancora vista, e con una difesa fornita da una fortezza planetaria. Intanto continuano le scan, come vi dicevo, per dare visibilità dell'esercito del giocatore Zerg, che intercetta un drop, riesce a distruggere tutte le unità tranne un Marine che si salva. Le scan per ripulire il piostrato, ma viene intercettato dai Ling in avanti. Crescita fucina un po' su tutto, riesce comunque intercettare
molte unità marine infestati per intercettare i colpi delle mine, ancora crescita fungina, ottima la giocata da parte dello Zerg, che sta dando spettacolo in questo momento. Crescita fungina su tutte le mine, riuscirà probabilmente a ripulire tutte le mine che sono rimaste non seppellite, cioè disseppellite. Ancora colpi fuoco amico da parte delle mine, ancora marini infestati e crescita fungina su queste mine. Purtroppo sono indietro gli custodi, quindi non riesce a vedere. A questo punto va in avanti il giocatore Zerg, e credo che si sia aggiudicato buona parte del game, se non tutto il game in generale. Infatti è nuovamente maxato 200 su 200, mentre il Terra ne ha 130 su 200. Le Rax sono molto esposte, fa dei mutaforma per andare a prendere visione della base avversaria. Siamo al 28esimo minuto, a questo punto continua la produzione di Infestor Ultra e Benelin da parte dello Zerg, mentre Marine Marauder tengono la posizione. I Marauder sappiamo sono la counter per le Ultra, ma comunque i Marine soffrono tantissimo. I Benelin, intanto arrivano i Patriarchi a dare supporto, io non mi ero accorto neanche del morphing in pinacolo superiore. E i Patriarchi credo che siano la fine, perché le mine non possono ovviamente molto contro queste unità. Intanto arriva l'ingaggio definitivo, crescita fungina un po' su tutte le unità, marini infestati e Patriarchi in avanti. Le Ultra stanno macinando tutta la linea di combattimento del Terra. Nel primo game se lo aggiudica il giocatore Zerg Pro.